Con la modernità finisce l'epica definitivamente e si passa al romanzo, per il momento il romanzo cavalleresco. Poi con Don Chisciotte di Cervantes c'è appunto l'abbandono del romanzo cavalleresco e comincia il romanzo tout court, il romanzo moderno. Epica, romanzo cavalleresco, romanzo. Non si tratta semplicemente di un cambiamento, come dire, formale, ma è un cambiamento di soluzioni allo stesso problema. Certamente le forme cambiano in rapporto alla evidenza che una forma preesistente risulta inefficace a dare le risposte agli stessi problemi, però in situazioni che evidentemente si sono modificate. Per evidenza, come dire, tradizionale, il romanzo epico ha come protagonista l'eroe, che appunto è nient'altro che la figura perfetta dell'uomo che dovrebbe essere, come dire, all'interno di una certa cultura, il modello di riferimento, la persona che più di altre riesce ad essere quello che le regole del codice sociale, del codice simbolico specifico, pretendono che possa dare la sostanza dell'uomo. Insomma, è l'uomo perfetto e come tale evidentemente non lo si trova se non con molta difficoltà nella vita reale, ma lo si trova quasi esclusivamente nei racconti. L'epica è appunto il racconto di come l'eroe impara ad essere eroe, superando le difficoltà, le resistenze dell'umano per avvicinarsi a un livello di perfezione. Ed è qualcosa che cambia, naturalmente, nel modo di agire, nel vestire, insomma, nelle situazioni, come dire, caratterizzabili proprio storicamente, per dire l'eroe greco è inevitabilmente diverso, che so, dall'eroe assiro, dall'eroe maya, ma insomma ogni società alla fine ha bisogno di eroi appunto per costruire una sorta di archivio, di panoplia di immagini, di icone a disposizione dei ragazzi ma anche degli anziani per riconoscersi, come dire, nei valori della società. Insomma, un eroe, un'epica, stanno là, come dire, da enciclopedia a dare le soluzioni alle domande necessarie per l'umano che è cosciente di esistere. Chi sono? Che devo fare? Cosa si aspettano da me? Bene, nel mondo medievale l'epica è rappresentata dalla Chanson de Roland, dal ciclo carolingio, in pratica dal modello del cavaliere che è il paladino. Il paladino è uomo del re, si dedica totalmente al re ed è quindi un uomo che nel racconto è perfettamente consapevole dei rischi e fino alla fine è fedele, costante nell'affermazione di questa scelta. Nella realtà i feudatari sono molto meno eroici, sono molto più attenti al proprio particolare. E ancora di eroi si può parlare per quanto riguarda i racconti che propongono come personaggi i Cavalieri della Tavola Rotonda. Anche là abbiamo una perfezione di riferimento da realizzare. In questo caso, più che il feudo, è appunto una cerchia limitata di eguali, in qualche modo, che si riconosce proprio nella, come dire, competizione a fare tutte le stesse prove per poter dimostrare vicendevolmente di essere degni di far parte di quella società. Insomma, è l'esempio tipo di una società oligarchica che ammette solo per cooptazione i propri membri. Ma appunto è una società statica dove si è quello che in qualche modo si nasce. Nella fase del tardo medioevo in cui si modificano particolarmente le regole sociali,
ad esempio in Italia, nell'Italia del Nord ancora di più, è chiaro che la presenza di questi testi epici, come dire, non può che modificarsi inevitabilmente a contatto con la nuova realtà. Come dire, bene sì il racconto, abbiamo bisogno sempre di racconti, bene sì gli eroi, ma gli eroi devono, come dire, essere un po' più vicini alle situazioni che si vivono quotidianamente. Nel mondo del commercio, nel mondo dei traffici, nel mondo dei cambiamenti, nel mondo che è presente, per intenderci, dentro tutta quanta la raccolta del Decameron, del Novellino, eccetera, inevitabilmente l'eroe carolingio o l'eroe arturiano è una figura, come dire, semplicemente astratta, distinta, una figurina più che una figura. È qualcosa che si avverte immediatamente come qualcosa di finto. E allora, quando si diffonde la tradizione orale di questi testi, inevitabilmente a livello popolare si aggiunge, sulla base di una cultura popolare di base carnevalesca, qualche cosa che rende il racconto appunto meno perfetto, e gli eroi sono meno perfetti, sono più abituati a sbagliare, sono più, sempre più nel tempo, simili a briganti, a gaglioffi. È proprio la figura del cavaliere errante, che si stacca dall'idea del feudo, e in particolare quello che più, come dire, solletica l'immaginario della, diciamo pure borghese, mercante, ma anche della folla normale, cioè l'idea dell'avventura, che presto in Italia diventa avventura, cioè l'idea di persone che come mercanti vanno ad affrontare quello che sarà, le cose che verranno, che ci possono condizionare nel bene e nel male. E l'andare oltre la frontiera spicciola, che nel caso dei cavalieri tradizionali è la foresta, e qui invece progressivamente diventano altri spazi. Cioè si piglia lo schema di base di un mondo semplice in cui ci sono, come dire, ci siamo noi e gli altri, i cristiani e gli infedeli, che si combattono, e progressivamente in fondo questa guerra si attenua, diventa non più una guerra di religioni, una guerra ideologica, ma appunto sono, come dire, incontri, scontri di personaggi che sono effettivamente diversi, ma diversi perché sono capaci di affrontare in modo individuale le nuove situazioni che si propongono. Quello che si viene modificando man mano è appunto il quadro scontato, come dire, dello spazio, in particolare, per cui queste avventure si spostano sempre più in mondi esotici, né più nemmeno che quello che capita ai mercanti che attraversano il Mediterraneo e vanno a contatto con quell'altra realtà, con quelle altre civiltà, con quegli altri mondi, che naturalmente riconoscono come, sì, diverse per religione, ma che hanno anche loro regole di comportamento, regole di socialità, regole e culture che rendono possibile il vivere insieme, al punto tale che anche se appunto teoricamente nemici, si fanno scambi, ci si arricchisce, ci si aiuta, ci si conosce, ci si tollera. Ecco, questo è il mondo, lo sfondo entro cui i cantari finiscono per rielaborare continuamente questo prodotto della Francia settentrionale, è un mondo quindi bretone o carolingio, ma pieno di una logica proprio, come dire, da cavalleria, di cortesia, per avvicinarsi sempre di più alla braveria, diciamo così, di chi è in grado di affrontare le vie strane del mondo, ma senza dover poi render conto necessariamente al re, o che sia Carlo o Artù. Insomma, si ha sempre più una trasformazione dell'epica in qualcosa che sicuramente possiamo chiamare romanzo cavalleresco. Nell'epoca in effetti venivano chiamati cantari,
nel senso che c'era qualcuno che, anche se non cantava di fatto, imparava delle storie, le improvvisava e andava di piazza in piazza a fare quello che oggi banalmente noi chiamiamo il cantastorie. E c'erano ovviamente veri e propri professionisti, gli equivalenti appunto dei giullari, dei menestrelli, insomma, gente che era capace di usare la parola e magari gli strumenti musicali, e insomma sicuramente di fare performance, di fare spettacolo. È una tradizione quindi per lo più anonima che viene, come dire, anonimamente a come dire, trasformarsi in una quantità di testi che nel 400 è, come dire, a disposizione degli umanisti che laicamente prendono atto del fatto che la cultura religiosa è appunto inadeguata a spiegare le cose che succedono, che prendono l'iniziativa di sostituirsi al clero e che tra le altre cose cercano di costruire appunto una rappresentazione letterale del mondo che sia capace di dare appunto valore laico all'uomo. In questa operazione fondamentalmente è importante il racconto. Decameron già sta in questa linea, ma lo stesso Boccaccio prima del Decameron aveva provato a scrivere in fondo dei poemi epici, il Filostrato, il Filocolo, la Teseida. Naturalmente sono opere di ricerca, come dire, strettamente, ambiziosamente elevata. Boccaccio, consapevole del fatto che esistono questi prodotti popolari, e se ne tiene alla larga, per cui i temi, gli argomenti, i protagonisti sono ben altro che quelli del ciclo tipico di questi prodotti popolari. E lui va a pescare i suoi protagonisti o in una leggenda popolare, quella del Filocolo, o nel ciclo troiano, quindi nel mondo classico addirittura. E appunto nella Teseide lo stesso. Chi opera in questa direzione con più consapevolezza è poi però nel 400, prima di Boiardo, Pulci e Poliziano. Sono tutti e due fiorentini, meglio, tutti e due vivono a Firenze e respirano l'aria innovativa, rivoluzionaria della corte dei Medici, di Lorenzo dei Medici, ma in particolare è Pulci che si accosta sicuramente con una maggiore, come dire, affinità intellettuale, culturale e sentimentale al prodotto dei racconti popolari. Poliziano sta nella linea di Boccaccio, anzi, ancor più di Boccaccio, si allontana in fondo dalla tradizione del nord perché ambisce sulla base anche di Marsilio Ficino, che è un neoplatonico che gestisce in sostanza l'accademia che allora i medici hanno consentito di aprire, l'idea di un eroe che appunto abbia una sua evoluzione, ma è chiaramente un'evoluzione, come dire, più legata al presente da un lato, ma appunto alla filosofia dall'altra. Il presente è la giostra, quindi un episodio reale che è l'equivalente di un torneo, non la guerra ma la giostra, e naturalmente chi vince alla fine, come è nella cultura tradizionale del nord, attraverso l'amore emerge dalla spensieratezza, dall'approssimazione, dall'imperfezione verso la perfezione. Esattamente proprio lo schema platonico consapevole. Il testo non fu completato perché Giuliano muore nella congiura degli albizi. È naturale che però rimane la considerazione possibile. Perché la giostra? Perché evidentemente accanto al popolo c'è anche c'è il mondo aristocratico o comunque nobiliare o quello che comincia ad essere definito il patriziato che vuole appunto a sua volta, come dire, raccontarsi delle storie, vuole avere delle storie, perché? Perché le cose, appunto, come tra l'altro la stessa congiura dimostra, stanno peggiorando. Il clima storico generale si avvia a quella che sarà poi la crisi di fine secolo, con l'avvento dei francesi e degli spagnoli, con la
col disastro degli stati italiani che perdono la loro indipendenza, con la fine vera e propria di una stagione di eccellente qualità che è stata la parte iniziale del 400, e quindi in fondo il patriziato comincia a avere il bisogno di come dire, chiudersi ancora più nelle corti delle signorie, che si sono sempre più sviluppate alla maniera delle corti, appunto, dei racconti, e che hanno bisogno anche di costruire di sé una immagine di eccelsa qualità. E di questa eccelsa qualità fanno parte, tra le altre cose, le rappresentazioni, le feste e appunto anche l'abitudine al teatro e al racconto può contribuire a, come dire, elevare il tono, a dare una identità. Insomma, il mondo è complesso, io lo riduco a, tramite la giostra, non la guerra che è veramente tragica, ma il gioco della guerra. E quindi automaticamente io, che sono in realtà all'origine un borghese, un uomo comune, mi atteggio, appunto, conquisto le forme della cavalleria, gioco a fare il cavaliere, non solo nel momento della giostra, ma anche nella vita, come dire, di tutti i giorni. È l'inizio di quella che poi sarà la società delle buone maniere, cioè l'esigenza che si avverte in questa fase di trapasso dal tardo medioevo alla modernità, è quello di cominciare a darsi appunto delle regole che consentano di rispondere facilmente alla domanda chi sono. E il modello di riferimento è appunto a portata di mano, questi sono appunto questi romanzi epici, anzi le opere epiche che sono ormai già diventati romanzi popolari. Bene, se Giuliano propone questa sorta di rarefazione dell'epica, come è tipica di tutta quanta la sua come dire, dimensione culturale, è un intellettuale raffinatissimo, molto colto, che va sempre cercando di far diventare, come dire, bello, differente quello che è una produzione rozza di massa, che vuole insomma dare sempre più l'idea che l'uomo faber, l'uomo è tale proprio perché è capace di fare diversamente, in modo artificiale, quello che è nella natura. Luigi Pulci vive nella situazione di questa corte in modo abbastanza opposto, è di cultura sicuramente diversa ed è in partenza molto amico di Lorenzo, laico come lui, compagno di bisbocce, insomma molto più portato a quella che è stata fino allora del resto la tradizione della poesia comico-realistica, che è un'altra consistente fetta, come dire, del mondo letterato fiorentino, perché è chiaro che lui quindi come dire, riprende tutti questi romanzi popolari e ne fa una rielaborazione in cui insiste a ripetere degli schemi chiave, ma li mette in forma in modo diverso, in particolare presente accanto al carnevalesco, al meraviglioso, agli spazi esotici nella sua opera, anche almeno un piccolo gruppo di anti-eroi, cioè c'è una precisa, piena consapevolezza di un discorso antidogmatico. Come dire, io prendo lo schema, ma lo elevo umanisticamente secondo la mia direzione. Mentre Poliziano tenta di fare un'opera, come dire, di elite raffinata, lui riusa il materiale disponibile, come del resto è tipico della letteratura, che lo stesso Poliziano non fa altro che prendere semplicemente altri modelli di alta qualità, lui riusa questo materiale e in più ci aggiunge del suo. Questi antieroi sono in particolare un gigante, Morgante, uno che smette di crescere, un mezzo gigante, Margutte, e un diavolo. Rispettivamente Morgante rappresenta la forza vitale, la pulsione, potremmo dire, freudianamente, che è piena di entusiasmo, di forza fisica, ma anche di totale ingenuità, di incapacità di razionalità. Margutte, all'opposto, essendo un gigante che ha rifiutato di fare il gigante, come dire, si è tenuto la parte migliore,
ovvero è diventato particolarmente furbo, intellettualmente elevato, capace di ragionamenti, di imbrogli. E, insomma, se Morgante, come dire, è vitalistico in senso fisico, Margutto è vitalistico in senso mentale. La mente non viene regolata, non viene controllata e quindi parla, inventa, costruisce giochi, doppi, inganni, tranelli. Insomma, è quello che, per esempio, quando si parla del credo, dice di credere nel tortello, e qui chiaramente è chiara parodia contro la religione. E Astaroth invece rappresenta addirittura un intellettuale umanista che parla di teologia, che parla di multiculturalismo, insomma, sono figure che, come dire, arricchiscono lo schema e a questo punto, come dire, siamo già nella corte di Ferrara, dove c'è già questa percezione di crisi molto più forte che a Firenze e dove appunto con le varie caotiche situazioni di fine secolo si sente sempre più questo bisogno di costruire scena, di dare ordine all'interno rispetto al disordine che si vive all'esterno. E in particolare Boiardo riprende tutti i temi, i materiali, le forme che sono già state date dal carnevalesco, cioè in pratica all'idea del guerriero carolingio. Si aggiunge già nel Cantaro il tema dell'amore, quindi lui in questo non aggiunge, di fatto ripete le situazioni che sono arrivate fino a lui, ma appunto gli aggiunge anche in pratica nuovi personaggi, molti nuovi personaggi, per esempio molte donne guerriere, che di molte donne anche principesse, che consentono di dare, come dire, una svolta assolutamente eccezionale proprio dal punto dell'intreccio. E anzi, la caratteristica vera della tecnica di costruzione del racconto da parte di Boiardo è l'entrelacement, che era propriamente una caratteristica solo del romanzo del romanzo arturiano e non del romanzo carolingio. Invece lui in questa mistione accetta Orlando come personaggio principale, ma è chiaramente accanto a lui la presenza di altri centri, per esempio c'è Angelica, per esempio c'è Rinaldo, per esempio ci sta Ruggero, insomma inserisce tante altre vie di fuga, per cui comincia a dare, come dire, la stura ad un romanzo policentrico, insomma. E appunto la tecnica a questo momento non può che essere che quella dell'entrelacement, cioè raccontare, come dire, in parallelo varie storie, seguirle e lasciarle contemporaneamente, che sarà poi la ripresa chiave anche del romanzo di Ariosto. E in pratica è un'opera aperta che basa la sua forma proprio sulla immagine della rete. In pratica, se il mondo è complesso, tanto vale dargli anche allo spazio del racconto una dimensione complicata. E in un certo senso si può dire che il romanzo di Boiardo ha avuto una grande sfortuna, è quella che in effetti lui l'ha lasciata a un certo punto, perché pare che nella corte non seguissero più questa sorta di spettacolo, e allora è stato completato poi da Ariosto, che sappiamo ha avuto un successo assoluto e una qualità sicuramente di equilibrio, di completezza, che in un certo senso manca a Boiardo. Ma probabilmente, appunto, tornando a definire qualcosa di questa opera, non è che, come dire, Boiardo non ne fosse capace, è probabile che lui volesse proprio, come dire, dare una struttura multiforme, asimmetrica, complicata, insomma, dare spazio proprio alla dimensione, come dire, casuale della complessità che viene emergendo all'epoca. E gli episodi, le situazioni, come dire, vengono fuori un po' come, secondo le cose che si dicono oggi, una logica dell'emergenza. E appunto, in questa dimensione è ovvio che
tutti i cavalieri e tutte le donne finiscono per essere alla fine non più nemici, ma somiglianti. Quello che è infatti decisivo, e l'inizio stesso dell'opera che lo dice, è la consapevolezza da parte di Boiardo di stare a parlare, come dire, fisicamente a un pubblico preciso di riferimento. In pratica lui scrive e poi si recita nella corte e si fa spettacolo nella corte e si ha quindi una reazione immediata da parte degli ascoltatori. Quindi è chiaro che lui, tra le vere situazioni problematiche che ha nella mente, è quella di tenere desta l'attenzione e si comincia quindi a lasciare un episodio a metà, poi lo si riprende nell'altra volta successiva, insomma si deve un po' barcamenare tra quella che immaginiamo noi un'opera scritta e la performance. È in fondo anche una sorta di, come dire, impresario di se stesso, di attore, è un vero e proprio tipo di teatro quello che viene messo in scena, e quindi ci sono questi accorgimenti che tendono continuamente a sorprendere, ad arricchire la scena. Tra le infinite invenzioni che sono state riprese in parte solamente da Ariosto, ci sono ad esempio dei luoghi strani come la fontana dell'oblio, la fontana dell'amore, la fontana del disamore. Perché questo? È probabile che sia una modalità, come dire, narrativa immediata, grossa, cioè attraverso immagini, per spiegare in modo semplice, diretto, quello che è un problema psicologico di fondo, e cioè che quasi sempre noi nella relazione d'amore ci troviamo a fare i conti con una asimmetria, per cui non è vero niente il discorso dantesco di amor che annulla nata, amar perdona. È proprio vero il contrario, che gli amori sono sempre, come dire, di sguincio. Io amo XX, non ama me, magari in un altro momento capita, e questa è la simmetria, questa è la complessità, non c'è questa facilità. Quindi questo che sembrerebbe semplicemente un accorgimento proprio da favola, da fiaba, è invece, come tante altre di queste invenzioni, sempre portatore di un segno, di un simbolo, di un significato antropologico e anche di più filosofico di fondo, insomma, no? Ad esempio anche la fontana dell'oblio, dimenticare, è appunto necessario per vivere, molto più di quanto non si pensi, ed è difficile vivere se non si riesce a dimenticare una buona parte di quello che ci può essere, come dire, di tormento, di angoscia, e via via di questo passo. Insomma, in pratica mette in scena anche giganti, mostri di tutti i tipi, paesaggi come le isole, eccetera, e solo una minima parte di questi sarà ripresa da Ariosto per dare più struttura compatta al romanzo. Insomma, era veramente un'opera che può essere facilmente assimilata ai romanzi fantasy contemporanei, quelli di cui in realtà la gran parte di oggi è esperta attraverso i film in modo particolare. E appunto film, storie in cui ci sono mostri di tutti i tipi, si inventano continuamente situazioni, territori strani, e appunto la loro logica è fondamentalmente quello di continuare a spostare in un mondo che non c'è, in un altrove gotico, come in effetti è anche allora, il presente, per fuggire, appunto, per dimenticare le pericolose condizioni che ci circondano, insomma. E, insomma, sarebbe una lettura adattissima in questi giorni, mesi di auto forzato isolamento, e insomma una sorta di fuga verso mondi che ci rendono sopportabile il presente. E, naturalmente, quando arriva poi Ariosto, ripiglia praticamente le stesse strutture che abbiamo appena definito, ma ormai lui è esperto della corte, sa bene che dalla corte ci si può aspettare poco, non è il caso di, come dire, avere troppe illusioni, se no si finisce per smettere di scrivere. E quindi scrive, come dire, secondo un proprio progetto.
Indubbiamente continua anche a fare le performance a corte, ma non dipende più di tanto dalla reazione dei vari cortigiani. La corte è appunto un abisso perfido. In questi termini ne parla anche lo stesso Boyard, in effetti, anche se appena appena di sfondo, e lui molto più consapevole, come dice nelle satire, e quindi quando comincia a riprendere questa pratica del romanzo cavalleresco, ormai sa benissimo che non è più il caso di tenere gli occhi chiusi. Il mondo è cambiato e il mondo del romanzo cavalleresco è semplicemente davvero un mondo di fiaba. È una sorta di gioco allegorico in cui si mettono in scena, come appunto un gioco degli scacchi, dei personaggi che sono ovviamente dichiaratamente finti, in cui noi abbiamo tutto il piacere di identificarci per poter dimenticare quello che c'è intorno a noi. Insomma, personaggi a cui è facile identificarsi in modo empatico, ma che chiaramente hanno un grosso limite, cioè essendo finti, nel momento in cui uno ci si affeziona troppo, rischia poi di fare, come dire, una brutta fine, come appunto avverrà a Don Chisciotte. E in pratica l'invito costante di Ariosto ai suoi interlocutori, ai suoi fruitori vivi e vegeti da in presenza nella corte o noi che leggiamo il libro, è quello di, come dire, stare continuamente staccati a una buona distanza, come dire, per non lasciarsi prendere dal virus della fantasia. La fantasia nel romanzo è presente attraverso l'immagine, ovviamente magica, dell'ippogrifo, che è capace di portare, spostare, di allontanare e che in genere domina chi gli sale in groppa. È appunto solo il saggio e anziano mago che in qualche modo lo controlla davvero, altrimenti chi viva sopra è semplicemente spostato ed è, come dire, l'immaginazione che è preda dell'individuo. Siamo fragili, abbiamo bisogno di come dire, cose semplici, piacevoli, per cui anche d'altrove non può che essere fatto, costruito a nostra immagine e somiglianza. E quindi un romanzo cavalleresco può essere davvero pericolosamente capace di togliere il senno alla gente, come di fatto dimostra in particolare poi il castello di Atlante, nel senso che ci si illude di andare sempre alla ricerca di un nostro desiderio, pensando che tutto sia a portata di mano, ma è solo una fantasia. Noi andiamo dietro a delle ombre, delle immagini, delle inconsistenze che evidentemente però noi prendiamo per vere e siamo quindi presi da questo gioco. Forse è là la vita, tutta là, nel darsi delle illusioni e nel perseguirle. Però, il caso di sapere che è un gioco, che è una fantasia e di non perdersi in modo tale da fare la fine di Orlando. Orlando è il cavaliere perfetto, quello della tradizione, ma tanto perfetto che alla fine diventa matto. In pratica il concetto che propone Ariosto è proprio questo. Facciamo sì i cavalieri, ma attenti, è un gioco. Fissiamo sì delle regole, ma attenti, quando è il caso, se capita, giochiamo in un altro gioco. Se sta cambiando il gioco, noi dobbiamo adeguarci, dobbiamo essere capaci di spostarci, come dire, da un tipo di regole ad altre regole. Insomma, le regole sì, ma le regole sono finzioni, limitate allo spazio specifico entro cui sono state, per cui sono state costruite. E quindi è evidente che i cavalieri antichi erano perfetti, ma erano ovviamente, come dire, perfetti proprio perché erano finti. E allora lui, quando li rimette in campo, sta attento a farli, come dire, muovere accortamente entro un range preciso. Cioè l'individuo, il cavaliere, è contemporaneamente necessario che abbia i suoi ideali.
senza ideali, senza telos, non si è uomini. L'uomo è intenzione e quindi deve davvero puntare a fare qualcosa di assolutamente perfetto, deve darsi una ragione di vita. Ma naturalmente deve anche essere capace di capire che questa ragione di vita, questo ideale, questa perfezione ha a che fare con le contingenze, le imperfezioni del mondo, i conflitti, le sorprese, i buchi neri, diciamo così, i cigni neri, e allora che deve fare? Deve essere anche capace di adattarsi, deve essere duttile, deve essere, insomma, una persona che a seconda del caso si adegua. Adattabilità, che è poi la chiave nella teoria dell'evoluzionismo di Darwin. E naturalmente questo è il range preciso, ma naturalmente possiamo qui usare il concetto moderno di omeostasi. Sappiamo che se si spinge troppo e nell'una o nell'altra direzione, il sistema implode. Il soggetto, per essere, come dire, tale, deve essere criticamente, ironicamente consapevole del fatto che è finto e che quindi si deve spostare una volta di qua, una volta di là, attento a non, come dire, fissarsi. Se ci si fissa, si diventa fissati, ovvero maniaci, ovvero pazzi. Ed è il caso appunto di Orlando, che vive la sua vita entro una doppia certezza. La prima, io sono il migliore cavaliere. La seconda, la donna più bella tocca al cavaliere più bello. Ed è questo tutto quello che dice la tradizione cortese. Ma appunto su questa base lui chiaramente non dà retta a quello che succede sotto i suoi occhi. Angelica scappa e alla fine sposa naturalmente un fantaccino, non un cavaliere. Mentre tutti i cavalieri la vogliono, lei semplicemente si innamora, sceglie di stare con un uomo comune, diciamo così. Quando Orlando, nonostante tutto, scopre alla fine, deve accettare questa evidenza, appunto, dà di matto e si spoglia, evita, cioè butta anche l'armatura che era in qualche modo il suo essere uomo. L'uomo Orlando è l'armatura, cioè la finzione, è il coprire il corpo, è dare una forma al corpo. E quindi essere matto significa non avere più forma. D'altra parte, anche essere troppo cinici, è il caso di Mandricardo e di altre donne, è chiaro che significa essere troppo duttili, significa alla fine essere cinici, uomini cioè senza ideali, che veramente non hanno nessun punto di riferimento, che non hanno nessuna considerazione per nessuno, che pensano unicamente, come dire, al proprio godimento, per usare le parole di Lacan. Quindi, riassumendo, il cavaliere, l'individuo, il soggetto, è un sistema, come dire, un'intersecazione tra ideale e reale, cioè tra l'obiettivo di perfezione e l'adattamento alla realtà che cambia. Ma appunto l'eccesso dell'idealità porta alla pazzia e l'eccesso di duttilità, di adattamento, porta al cinismo. E l'esempio tipico di questa duttilità, di questa normalità, diciamo, è proprio il primo canto, quando Angelica fugge, passa per il bosco e nel bosco incrocia in successione due cavalieri. Naturalmente i cavalieri sono già presentati in modo un po' anomalo. Noi abbiamo in mente l'idea del cavaliere che è, come dire, tutto pieno di sé. E invece il primo cavaliere sta a piedi, sta banalmente correndo per andare appresso al cavallo che gli è scappato. Un cavaliere senza cavallo. Quando vede comunque Angelica che passa, immediatamente lascia perdere l'idea del cavallo, è preso dalla foia, diciamo dall'amore con le parole colte, e scappa, diciamo così diversamente, appresso ad Angelica. La stessa cosa succede a Ferraù, anche lui è un cavaliere, però saraceno, anche lui sta a piedi, anzi di più, sta in mezzo all'acqua, anzi di più, ha perso l'elmo, sta cercando in mezzo all'acqua l'elmo, un altro cavaliere, come dire, sui generis, ma anche lui, che sta cercando di recuperare, come dire,
la forma del cavaliere, appena passa Angelica, ci ripensa e subito duttilmente si adegua alla situazione. È il Kairos. Nel Kairos bisogna cogliere l'occasione. Quindi Ferraù e Rinaldo finiscono per incontrarsi e cominciano, come dire, a darsene. Inevitabilmente lo stesso obiettivo, duello. Il duello in questione non è certo un duello, come dire, ideologico, non è un duello tra un cristiano e un saraceno, o meglio, lo è nei fatti, ma non è per questo che si battono. Si battono semplicemente perché vogliono la stessa donna, che naturalmente a sua volta non sa nulla di questi due, o meglio, scappa più non posso, lontano più che può, proprio da questi due pretendenti. Quindi un quadro, come dire, leggermente diverso dall'idealità di questi antichi poemi e romanzi arturiani o carolingi. In pratica sono individui che semplicemente si adeguano alle sconfitte, ai fallimenti e cercano di rimediare con altre imprese. I due poi, paradossalmente, ma non tanto a sto punto, si mettono d'accordo, lasciano le armi e appunto interviene l'altra logica tipicamente umanistica dell'uomo che è cultura, dell'uomo che è parola, un'altra delle innovazioni in effetti di Boiardo, che propone tra le caratteristiche del cavaliere proprio il fatto di essere capace di cultura. Non è solo capace di amare, non è solo capace di fare a botte, ma è anche capace appunto di ragionare di filosofia, teologia, eccetera. E quindi i due personaggi in questione sono capaci di duellare con le parole e non a livello di offese, ma umanisticamente da persone colte, da persone di qualità, con l'argomentazione. Quindi discutono i pro e i contro e finiscono per concludere che in effetti, vista la situazione, mentre Angelica scappa, la cosa più utile, efficace, non buona, non moralmente elevata, quella che funziona di più è andare dietro la donna insieme. Il duello, quando eventualmente trovano, raggiungono la donna, beh, quello sarà il momento. Ecco, questa è l'immagine dell'uomo Faber, così come è più, come dire, realisticamente prodotto all'interno dello schema del romanzo cavalleresco. Il vero uomo Faber è il mercante, il capitano di Ventura, è l'uomo politico, è il cardinale, insomma, è l'anzichenecco, è di tutto, ma qui chiaramente c'è una sorta di assolutizzazione dell'idea dell'uomo Faber che è ironicamente capace di, come dire, agire sulle cose solo a patto di, come dire, mediare tra l'ideale e il reale. La scena finale del romanzo è ancora, come dire, un'ulteriore, come dire, contestazione della tradizione piena dell'epica. C'è un cavaliere che sta vicino a un corso d'acqua, tutto, come dire, tragicamente, appassionatamente deluso, è deciso ad abbandonare la guerra per tornarsene a casa. Non è amata, non è amato dalla donna che ama. E in quel momento proprio che sta, mentre lui parla, in piedi, si è alzata Angelica, che si era ritrovata finalmente dopo giorni di fuga in un posto per riposare. E appunto sente, non sentita, questa lamentela e allora pensa di potersi finalmente fidare di un cavaliere così a modo. Ma appena la vede, il cavaliere non fa altro che avere la stessa immediata reazione di Ferraù e di Rinaldo. In pratica comincia a spogliarsi, stavolta intenzionalmente, per, come dire, godere delle grazie di Angelica, che naturalmente là a quel punto è facile preda, se non che, anche qua un discorso nuovo, diciamo, che ha appunto introdotto Boiardo, arriva una donna guerriero, non si vede, è un guerriero che non è facilmente riconoscibile e che in duello immediatamente terra l'assalitore, diciamo così, il violentatore. E appunto poi arriva un vecchio a cui chiede chi era, l'identità insomma di questo cavaliere, e viene a sapere che è Bradamante, l'altra vera protagonista del romanzo insieme a Ruggero,
che è chiaramente all'origine di quello che poi sarà il tema encomiastico, così come l'ha innovato appunto Boiardo. In genere l'encomio si fa in una parte specifica, dando, come dire, la misura di qualche grande azione della casa, del signore a cui si fa la dedica. Invece Boiardo ha introdotto questo encomio proprio nella trama, cioè ha messo nella trama dei personaggi inventati nuovi, Bradamante e Ruggero, rispettivamente Cristiana e Saraceno, che possono in qualche modo spiegare come e perché la casata Estense è appunto quella che è a capo di Ferrara. È appunto una specie di continuazione molto più articolata che fa appunto, proprio Ariosto, e porta avanti il discorso che celebra, se non altro, almeno, come dire, il dovere del servitore Ariosto all'interno della corte. Perché la figura del cortigiano per Boiardo era una figura, in fondo, gratificante. Per Ariosto, invece, è degradante. Lui è costretto a fare lavori non solo da letterato, ma proprio da vero e proprio cameriere. Questo spiega, insomma, sicuramente questa distanza rispetto agli ideali, questa capacità di, come dire, raccontare un mondo così bello, ma appunto prendendolo le distanze adeguatamente. E quando quindi, per esempio, Angelica si presenta al suo possibile stupratore, si professa vergine e lui commenta: forse è vero, però poco credibile. Quindi prende le distanze, invita continuamente noi a prendere le distanze da quella serie di storie più o meno nobili, più o meno deludenti che viene proponendo. Il mondo è ben diverso da quello del racconto. E insomma, è la fantasia quella che ci guida, una fantasia che rischia di portarci alla follia, abbiamo detto, e la follia viene recuperata solo casualmente, per sbaglio, nel viaggio di Astolfo sulla Luna, che testimonia come, se è vero che Orlando è proprio uscito pazzo in modo, come dire, travolgente, in effetti grandi sono le legioni di pazzi che ci sono in giro, a partire da teologi, filosofi, scrittori e via via di questo passo, insomma. Naturalmente questi sono cavalieri erranti che appunto alla lettera vanno in giro, ma appunto c'è qualcuno che successivamente piglia la parola alla lettera, ed è Tasso, che nel momento in cui si propone a sua volta di riprendere la tradizione, tira un po' più convinto, data l'atmosfera della Controriforma, sul bisogno di riproporre il romanzo cavalleresco come romanzo epico, e quindi i cavalieri, invece di lasciarli in giro per le foreste senza posto centro, in effetti come aveva proposto Boiardo, li pone tutti intorno a un centro che è Gerusalemme, quindi una crociata, un capo, Buglione, una gerarchia degli ordini, delle regole, un alto, un basso, un sacro, un profano. E qui dentro inevitabilmente però il cortigiano Tasso non può non metterci anche quello che viene represso, e nella figura di Tancredi abbiamo appunto una figura tipicamente manierista, e Tancredi, quello che naturalmente deve lottare per la liberazione del sepolcro, una lotta ideologica in cui i saraceni sono saraceni, ma si innamora, guarda caso, di una saracena, di una donna che lui vede per sbaglio una volta durante una pausa della battaglia, quando si è tolto l'elmo intenzionalmente, e ha visto una sorta di nuvola bionda che emergeva dall'armatura, e da quel momento in poi non fa che pensare a lei. È la situazione tipica di Tasso, il cosiddetto bifrontismo, per cui lui da un lato non può non adeguarsi alla regola dell'epoca, cioè l'idea che esiste una società con il principio del quius regio e ius et religio, per cui, come dire, bisogna, per vivere in un posto, che tutti abbiano la stessa regola,
ma dall'altra parte lui è cresciuto nel mondo delle corti che precedentemente alla Controriforma erano centri di libertà, di libido, diciamo, di esplicazione totale dell'umano nel senso di pensiero critico e di anche, come dire, esaltazione del corpo in tutte le sue manifestazioni. In pratica l'amore per Clorinda diventa il segno di questa sorta di contrapposizione tra il superio e l'es, tra la regola del padre e il desiderio infinito che ognuno di noi ha per la propria differenza, per dare spazio alla propria individualità. È il tema tipico di tutta quanta la modernità. La modernità infatti consiste alla fine in una razionalizzazione sociale che costruisce mondi sempre più organizzati, che come dire, misura gli spazi, che misura i tempi, che regola le vite in tanti modi, fino ai tempi nostri, e dall'altra parte il bisogno dell'individuo, della cultura libertina, progressivamente, di affermare il proprio diritto alla differenza. Ebbene, Clorinda è, come dire, l'oggetto e il desiderio, nel senso che è, come dire, la passione, il pathos, la differenza, il diritto alla differenza. E Manfredi è quella dimensione strettamente moderna dell'uomo che è preso dall'una passione e dall'altra necessità della regola, in modo irresoluto. Nel caso del romanzo, in effetti, poi c'è il duello in cui, appunto, non può che essere così. La regola ammazza la passione, ma è appunto una regola controriformistica. Noi, per vivere, come dire, fino al punto di arrivare in paradiso, dobbiamo non peccare, dobbiamo reprimere il pathos, dobbiamo reprimere la nostra differenza. Ormai, però, quasi contemporaneamente a questa estrema forma di romanzo epico, in qualche modo, di ritorno all'indietro, di contraddizione tragica, esiste poi, dall'altra parte, appunto, il Don Chisciotte di Cervantes, che mette in scena semplicemente un individuo che diventa pazzo, come Orlando, ma solo perché ha letto i romanzi cavallereschi, come a dire, è il tempo di mettere da parte i cavalieri, il mondo è altro. Quindi, vogliamo andare in giro per il mondo, possiamo anche fare i cavalieri, ma ci rimettiamo le penne, dobbiamo essere invece picari, dobbiamo essere Robinson, dobbiamo essere Don Giovanni, dobbiamo essere Fausto.